Buon pomeriggio, oh, finalmente giornata è cominciata presto per me e penso anche per voi, amiche e amici, però finalmente dopo 3 mesi, sì dai, luglio, agosto e settembre, 3 mesi di lavoro, 3 mesi di incontri, di ascolto, di confronto, anche 3 mesi di insulti, minacce, denunce, bugie. Abbiamo il decreto, il Presidente della Repubblica pochi minuti fa ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e quindi settimana prossima il Parlamento comincerà a discutere, ad arricchire, a migliorare e soprattutto a votare queste decine di articoli che dal nostro punto di vista porteranno più sicurezza nelle strade italiane. Quindi finalmente, dopo tante polemiche, dopo che i giornali, soprattutto quelli di sinistra, dicevano non ce la farà mai Salvini, Mattarella non firmerà mai il decreto, chiacchierano tanto ma non riusciranno ad arrivare fino in fondo, Ciapalì e porta a casa, Sedis a Milano. Quindi che cosa cambia quando il Parlamento approverà questo documento? Ovviamente ci saranno i ricorsi delle associazioni umanitarie, dei centri sociali e non so cosa diranno in Europa. A proposito, un bacione al presidente Juncker, che oggi stranamente non ha ancora insultato né me, né il governo, né l'Italia, però siamo a metà pomeriggio. Però ci ha pensato Moscovici, il socialista francese. Socialista francese, oggi che cosa c'ha? Oggi dice che i problemi per l'Europa sono Salvini, Le Pen e Orban, responsabili dell'estrema destra. Un socialista francese che venga a dar lezioni fa ridere e comunque evidentemente se l'Europa schifa quei burocrati, quei tecnocrati, quei finanzieri che hanno impoverito e impaurito un intero continente e dà fiducia ai Salvini, agli Orban, alle Le Pen, evidentemente il problema è di chi ha mal governato per anni, non nostro. Ma torniamo a cosa cambia per l'Italia, per gli italiani e per gli immigrati regolari e per i veri profughi con questo decreto. Innanzitutto cambia per motivi di buonsenso e di giustizia, questo l'ho spiegato anche al Presidente Mattarella, noi rispettiamo la Costituzione, rispettiamo le convenzioni, i trattati internazionali, però non vogliamo passare per fessi. Quindi se un richiedente asilo arriva in Italia, sbarca in Italia, fa domanda di asilo politico e nel frattempo spaccia droga, picchia un poliziotto, scippa un anziano, molesta una bambina, viene immediatamente convocato dalla commissione prefettizia che gli dice caro mio, tu non sei un profugo, sei un delinquente e primo aereo, primo barcone, primo pedalò, prima mongolfiera a casa. Qua qualcuno mi dirà, ma sei innocente fino a prova contraria, se sei beccato in flagranza di reato, se sei condannato in primo grado, se sei ritenuto socialmente pericoloso, torni al tuo paese e poi ne riparliamo. Alla fine si toglie la cittadinanza italiana ai condannati per reati di terrorismo. Qua qualche fenomeno di sinistra dice, ma ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Amici miei, se uno è condannato come terrorista islamico, io la cittadinanza italiana in tasca non gliela lascio. Si taglia di gran lunga e si controlla in maniera più seria la protezione umanitaria che era regalata a decine di migliaia di soggetti che poi gli italiani mantenevano qua per 2 anni. Quindi si dà asilo politico a chi lo merita, a chi scappa dalla guerra, a chi ha gravissime malattie, a chi è stato vittima di violenza sessuale, per carità di Dio, alle vittime della tratta, per tutti gli altri è finita la pacchia. Non è in questo decreto, ma ci stiamo lavorando e porteremo i risultati entro ottobre al taglio dei 35 euro famosi, 35 euro al giorno per ciascuno di questi ospiti che sono profughi in pochissimi casi. Diamo una sforbiciata anche ai furbetti italiani che approfittavano dell'immigrazione di massa e a quegli avvocati, pochi ma che screditavano l'intera categoria, che facevano ricorsi e controricorsi assolutamente infondati per migliaia di immigrati e a cui lo Stato pagava pure il rimborso di questi ricorsi infondati. Assolutamente si taglia. Siamo in 10.000 a metà pomeriggio su Facebook,
10.000 bacioni a voi, a Saviano, al sindaco di Riace, a Gad Lerner, a Michele Santoro, ai centri sociali, ad Asi Argento, a Balotelli, a Gemitaiz, a tutto questo. Mi ha detto che ha polemizzato con me anche il signor Zulu dei 99 posse. L'altro giorno probabilmente gli ero dato al fegato perché sono andato a Napoli e ho trovato tanta fiducia, tanto affetto, tanto calore, tanta voglia di legge, di regole, di ordine e sicurezza. Quindi un bacione anche a Zulu, non ho il piacere di conoscerlo, però magari mi capiterà. Torniamo al decreto, non solo immigrazione, c'è l'inasprimento della lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta, con più uomini, più mezzi e più sedi per l'Agenzia dei beni confiscati ai mafiosi. Ringrazio le forze dell'ordine che stamattina in 300, fra poliziotti, carabinieri e finanzieri, hanno arrestato decine di mafiosi, spacciatori di droga e venditori di armi in tutta Italia. Alle 5, alle 6, alle 7 della mattina, mentre molti di noi dormivano, 300 uomini delle forze dell'ordine davano una bella mazzata ai venditori di morte. Grazie, sono orgoglioso di guidare un sistema di sicurezza come questo. Salutiamo anche i 20.000 che ci stanno seguendo su Instagram, qua stiamo facendo numeri, vabbè, 2.000, 3.000, 5.000, quel che è. Pistola elettrica anche ai vigili urbani nel decreto. La sperimentazione la stanno facendo polizia e carabinieri, ha ottimi risultati, quindi anche tutti gli uomini della polizia locale potranno avere questo elemento di sicurezza. Maggiore rigore con chi occupa abusivamente case e palazzi, e quindi più potere ai sindaci di far rispettare la legge e di restituire questi appartamenti a chi li merita veramente. Poi, fuori da questo, un altro motivo di soddisfazione per cui stiamo passando dalle parole ai fatti è che finalmente è stato depositato in Parlamento la legge sulla legittima difesa, all'interno di casa propria, e quindi il 23 ottobre comincerà in Senato anche questa discussione. Quindi vedete, passino passetto, adesso magari vi leggo alcuni dati e alcune novità che stiamo preparando. Però c'è due passi, facciamo visitare anche l'ufficio del Ministro dell'Interno a chi ci segue da casa. Questi, anzi, gli ultimi dati sull'immigrazione ce li ho sul telefonino, dove vengo quotidianamente aggiornato. Mi avvicino al buon Daniele. Dati aggiornati ad oggi, alla faccia di quelli che dicevano non cambierà mai niente, tanto neanche Salvini ci può far niente, l'immigrazione è un fenomeno epocale. Gli sbarcati al 4 ottobre dell'anno scorso erano 106.876, gli sbarcati al 4 ottobre di quest'anno sono 21.119, quindi vuol dire meno 85.000 sbarcati. E gli ospiti negli alberghi sono più di 30.000 in meno, un sacco di quattrini risparmiati dai cittadini italiani che poi in parte servono a smontare la legge Fornero, altro impegno mantenuto, per carità non tutto è subito, mi arrendo, qualcuno di voi scrive pensione per tutti, meno tasse per tutti, più lavoro per tutti, per carità, siamo qua da 4 mesi, non riusciamo a fare in 4 mesi quello che altri non hanno fatto in 40 anni, però c'è già un sostanzioso smontaggio della legge Fornero. L'anno prossimo avranno diritto alla pensione prima circa 400.000 italiani, donne e uomini, e quindi sono 400.000 volte felice di aver mantenuto almeno all'inizio questa promessa. Poi l'obiettivo è quota 41. Quei 400.000 posti liberati dagli ultra sessantenni diventano posti a disposizione dei ragazzi di 20 e 30 anni. C'è anche una riduzione fiscale forte per le partite IVA, per quelli che ci stanno guardando e non hanno garanzie, non hanno maternità, non hanno ferie, non hanno malattia, non hanno la 13esima, la 14esima, la 15esima. Ecco, partiamo dai piccoli, da quelli che si alzano la mattina inventandosi un lavoro, risparmio medio per queste partite IVA di 10.000 euro all'anno. C'è l'aumento delle pensioni di invalidità a centinaia di migliaia di italiani dimenticati e di serie B, altro che immigrati, altro che profughi. Quindi ci tengo a dire che io ho a cuore il fatto che tutti stiano bene in questo paese. Ho visto che il presidente Mattarella ha richiamato con una lettera
allegata alla firma del mio decreto l'articolo 10 della Costituzione. Figurarsi, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana. Italiana. Quindi per me la Costituzione vale dal primo all'ultimo articolo. Prima gli italiani significa che mio dovere è rispondere dello stipendio che voi mi pagate, garantendo il diritto alla sicurezza, al lavoro, alla vita, alla pensione, alla salute dei cittadini italiani. Poi chi sbarca domani mattina, per carità di Dio, se scappa dalla guerra, è un mio fratello, porte aperte, però ormai è evidente che la stragrande maggioranza di quelli che sono arrivati qua non scappavano dalla guerra, ma la guerra ce l'hanno portata in casa. E con quel decreto, vi posso assicurare che ne arriveranno ancora di meno, che verranno controllati più rigorosamente, che quelli che fanno i furbetti o i delinquenti vincono un biglietto di sola andata per tornare a casa loro. Cosa succederà? Ci saranno dei ricorsi? Sì, ci sarà qualcuno che si strappa i capelli, i sindacati, i centri sociali. Devo dirvi sottovoce che ho l'orgoglio di avere il conforto, ad esempio, di tante donne e uomini di chiesa, perché sicuramente ci sarà qualche vescovo che no, beh, ma, pi, pui, diritti, doveri, le garanzie, i trattati. È nostro dovere accogliere, ma come insegna il catechismo, nei limiti del possibile. In alcune città italiane, l'altro giorno sono stato a Napoli, ma vale per Milano, per Roma, per Torino, per Palermo, i limiti del possibile sono già stati ampiamente superati. Quindi porti chiusi e cuori aperti. Ah, c'è la notizia del giorno, non so se l'avete già vista, no? Perché state lavorando, studiando, ma ve la do io così mi incazzate. C'è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo. Si chiama Mediterranea, una missione umanitaria con fenomeni delle ONG, dei centri sociali, dell'ARCI, che vigileranno nel Mediterraneo e non so, non ho capito se prenderanno degli immigrati e proveranno a sbarcarli in Italia. No. Fate quello che volete, ognuno ha titolo di navigare, prendete il pedalò, prendete la moto d'acqua, fate il parapendio che è anche molto bello, fate quello che volete, io sono democratico, che ne dicano Juncker, chi è che mi ha dato il fascista? Saviano, che come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace, che non ho il piacere di conoscere, se una procura ha deciso di arrestarlo perché ha favorito l'immigrazione clandestina, è che è colpa mia, lo Stato autoritario. Beh, mi piacerebbe ci fosse anche Saviano su questa nave. Ma comunque siete liberi di navigare dove volete, andate in Tunisia, andate in Libia, andate in Algeria, in Egitto, arrivate sorvolando, non so, in Nigeria, in Chad, in Mauritania, in Italia, Nisba. Quindi potete raccogliere chi volete, vedi anche il telefono si è sconvolto pensando a Saviano, pensando che starò il mal di mare gli è venuto, però no, in Italia quindi i centri sociali non ci arrivano. In molti di voi mi chiedono dove sarai nei prossimi giorni e quindi diamo un aggiornamento. Domani mattina sarò a Roma a inaugurare il villaggio Coldiretti al Circo Massimo, poi sarò a Milano, poi settimana prossima sarò a Roma lunedì mattina un convegno sul lavoro con Marine Le Pen e a Lione lunedì sera alla riunione dei ministri degli interni dei G6, forse c'è anche Macron, forse mi tocca di cenare con Macron, poi tornerò a Roma, poi avrò incontri nel fine settimana prossimo a Trento e a Bolzano, poi ho ancora la Liguria, a proposito in bocca al lupo al nuovo commissario per la ricostruzione del ponte, al sindaco Bucci, poi sarò anche a Mosca a incontrare gli imprenditori italiani che combattono contro una folle politica di sanzioni, poi sarò a Cernobbio, insomma giriamo, tornerò a Napoli a novembre come promesso con i primi fatti concreti per riportare un po' di sicurezza in quella città. Ecco, lo dico per i non napoletani che non lo sanno, numeri incredibili, ci sono sequestrati nei magazzini del Comune di Napoli più di 8.000 motorini
sequestrati, a quelli che vanno in giro a sparare, a scippare, a rapinare. E secondo la normativa bisogna tenerli lì fino a 12 anni. E il comune e la prefettura spendono 10 milioni di euro all'anno per curare 8.000 cazzo di motorini che nessuno verrà mai a riprendersi e che ci costano un occhio della testa. Nel decreto sicurezza, sempre che nessuno si offenda, voglio mettere una norma che dopo 2 mesi, non dopo 12 anni, distrugge quei motorini. Vi pare normale pagare 10 milioni per custodire i motorini usati dai camorristi e dai baby camorristi? No, no. Poi a Napoli c'è anche l'albo dei parcheggiatori abusivi. Ora, adesso, va bene tutto. Però diciamo che per rispetto della stragrande maggioranza della popolazione per bene, che abusiva non è, che non va in giro in motorino a far casino e a sparare, mio obiettivo è di dare segnali concreti, come di darli a Milano, sgomberando un po' di case popolari occupate abusivamente, andando a fare dei controlli sui treni delle Ferrovie Nord. Mi sono preso l'impegno, poi tornare a Foggia, dove c'è la battaglia contro il caporalato. Tiro un attimo il fiato, questo è l'ufficio, magliette, oggi ho incontrato i responsabili del Family Day, che faranno la loro riunione mondiale, il forum mondiale delle famiglie in marzo a Verona. Questi sono i ragazzi che danno una mano a tenere d'occhio quello che accade nel porto di Tripoli. Questo è un libro sull'Atalanta, che me l'ha regalato, non so, qua arriva di tutto, vari regali. Questa è una pianta viva, non è finta, è pianta viva del Ministero dell'Interno. Io non la bagno, però qua ci sono i telefoni, qua incontro consoli, ministri, ambasciatori, presidenti, associazioni. Questa è la scrivania un pochino incasinata. Ah, è qua. Questo è il documento che l'Ente Nazionale per la Protezione dei Sordi mi ha consegnato ieri. Mi sono impegnato a portare col Ministro Fontana un decreto per il riconoscimento della lingua italiana dei segni anche in Italia, e siamo l'unico paese europeo che non riconosce ufficialmente la lingua italiana dei segni, che è una vergogna. E poi qua ci sono proposte di intervento e di sostegno alle popolazioni africane per aiutare questi ragazzi a non scappare, poi di tutto e di più, come vicepresidente del Consiglio. Queste sono alcune opere infrastrutturali che servono per Bologna e per l'Emilia Romagna. Questa è l'associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, etc. Questi, sì, adesso le richiamo, medaglie, medagliette. Questi, vedete, beh, il Ministro dell'Interno ha l'orgoglio di avere in omaggio medaglie, coccarde e quant'altro. Questo è un piccolissimo tomo, cioè, guarda, codice dell'immigrazione. Ecco, diciamo che probabilmente dobbiamo fare un lavoro di sfoltimento di questo. Diciamo che le poche pagine del mio decreto puntano a migliorare questa situazione. Quindi, riassumendo, chiudo da dove ho cominciato. Finalmente, questo oggi, col sigillo e la firma del Presidente della Repubblica, è un decreto sicurezza immigrazione a firma di Matteo Salvini, approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, che comincia da settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato, potrà essere accresciuto, sicuramente non mollo di un millimetro, non tornerò indietro né sulle espulsioni, né sul ritiro delle cittadinanze, né sul controllo dei permessi umanitari, né sulle occupazioni abusive delle case, né nella battaglia contro la mafia, la camorra e l'andrangheta. Non è in questo decreto, ma in manovra economica, l'assunzione straordinaria di 10.000 donne e uomini e forze dell'ordine. Sono contento, posso dirvelo, sono stanco, ma contento. Perché uno si sbatte, va a forca. Ah, sono ancora indagato, Occhio, perché voi siete sintonizzati sulla pagina di un indagato. Questo è Facebook, questo è Instagram. Posso essere condannato a 15 anni di galera come sequestratore di persone. Quindi attenzione alle pagine che frequentate. Mi vedete preoccupato? No. Sono felice, orgogliosamente indagato, orgogliosamente ministro, che ha a cuore la sicurezza e il futuro degli italiani. Quindi finalmente, oggi, 4 ottobre, giornata di San Francesco, questo decreto è firmato e io vado avanti. Se voi ci siete,
Io non mollo.